Onorevole, eccolo qui allora, il manifesto tra la mia gente, un anno in Parlamento, allora un primo bilancio di questa attività che si è svolta, intensa naturalmente come sempre, e intanto c'è tanta gente che viene da tutto il comprensorio, il suo territorio. Beh, diciamo una grande soddisfazione, ma soprattutto la voglia di fare di più e meglio nei prossimi mesi e nei prossimi anni. In questi primi 12 mesi si è attivato veramente un bel percorso di collaborazione e sinergia con tutte le realtà vive del territorio. Io metto ovviamente a disposizione il mio mandato di tutti coloro che nel territorio vogliono bene a questa terra, quindi in primis delle amministrazioni comunali, delle parrocchie, delle associazioni, delle scuole, delle imprese. C'è tanto da fare, io credo che in questo anno abbiamo già mandato alcuni ottimi segnali, proseguiremo con questa strada con sempre maggiore determinazione. Allora, una maggiore determinazione che lei già trasferisce, soprattutto tra i giovani, un impegno costante. Ecco, sono presenti questa sera una rappresentanza molto nutrita. E però, ecco, guardando al prossimo futuro, alcune iniziative, lei già alcune cose le ha portate avanti e le ha già presentate, ecco, alcuni impegni che lei vuole sottolineare. È una delle cose delle quali vado più soddisfatto, aver coinvolto a questo punto, ecco, centinaia di ragazzi e ragazze del territorio in attività di formazione, di avvicinamento all'azione parlamentare, di solidarietà, di volontariato. Io voglio proseguire su questa strada perché riscontro un crescente interesse e una crescente attenzione verso tutto quello che è politica intesa nel senso più bello e nobile del termine, come vita ed attività all'interno della polis della comunità. Su questa strada vorrei continuare. Ecco, lei ha già parlato del suo rapporto con le istituzioni rappresentate nel territorio, naturalmente in modo più vario, ma anche il mondo dell'associazionismo, dell'imprenditoria locale, il mondo della scuola, questi rapporti, ecco, il confronto costante è importante, quanto è significativo l'ascolto anche dei problemi della gente. Diciamo, per me è veramente il leitmotiv della mia azione. Vengo da un comune, quindi dall'aver amministrato una piccola realtà territoriale di questo territorio, e quindi parto con una predisposizione all'ascolto e all'attenzione verso le realtà del territorio. Secondo me è basilare e è il vero senso della politica. Quanto è importante la formazione, cominciare veramente a poter amministrare partendo proprio dai territori, magari dal piccolo comune, e poi via via facendo tutti i vari percorsi, perché non si può arrivare senza conoscere un minimo di preparazione nell'amministrare anche la cosa pubblica. È basilare, purtroppo per tanti troppi anni la politica è stata considerata come un qualcosa di lontano e di distante. Mi permetta, onorevole, per molti è ancora così, però la gente si lamenta proprio di questo distacco. Sì. Io tento nel mio piccolo di dare il mio contributo anche per sfatare questo mito negativo, e devo dire che poi nel momento in cui i giovani si avvicinano alla politica si innamorano della politica intesa nel senso che dicevamo prima, come quell'attività di discussione e tentativo di risoluzione dei problemi della polis. Io su questo aspetto sono ottimista, anche se ovviamente è una goccia nel mare, ma senza questa goccia il mare avrebbe una goccia in meno. Buonasera a tutti e benvenuti. Avevi paura che non ti presentassi? Io avevo paura non che non mi presentassi bene, ma quanto che volessi ringraziare tutti e 63.411 elettori di Alessandro Battilocchio, non tanto per me Emanuele, ma quanto per il sindaco Landi, che non vorrei poi... Va bene, scherzi a parte, iniziamo, sì. È già passato un anno e io direi che è il momento di cominciare, ma, e c'è sempre un ma quando dobbiamo iniziare, vorrei ringraziare le ballerine della professoressa Marilena Ravaglioli che hanno fatto l'accoglienza quest'oggi, vorrei ringraziare tutto il calorosissimo pubblico che è qui presente. Chiamiamo l'ospite di casa, il sindaco, il neo sindaco Ernesto Tedesco. Buonasera a tutti. Quanti siete? Allora, tanta l'amicizia, ma soprattutto tanta poi la collaborazione con l'onorevole Battilocchio. E come si fa a non collaborare con Alessandro Battilocchio? Io devo dire che poi, lo sapete tutti, lo conosco da una vita,
Quando sono stato vice sindaco tanti anni fa, lui era sindaco per la prima volta e lì già si è intrattenuto un rapporto, lui era giovanissimo e quindi già lì in quell'occasione ho avuto modo di apprezzarlo, di conoscerlo. Grande capacità, con grande esperienza e anche questo ancora di più con grande umiltà, perché è una persona che parla con tutti, è una persona con la quale è facile rapportarsi. La regia mi fanno cenno che è in linea l'alta dirigenza del partito di Alessandro Battilocchio. Ci siamo? Pronto? Sì, pronto, Civitavecchia. Ma e soprattutto vorrei ringraziarli per essere qui e per credere ancora in Forza Italia. Perché Forza Italia è una realtà che c'è, Forza Italia è una realtà forte. Nella vita si troveranno tante persone che gli dicono di andare a casa. Guarda me ad esempio. Tante persone mi hanno detto, Silvio, ma perché non vai a casa? Beh, battuta facile, no? Perché io disponendo di tante case non saprei in quale andare. Adesso vi saluto che devo tornare, che mi aspetta il mio amico Confalonieri. Vale. La Berlusconide che ci prende. Beh, ci sta un attimo di stacco, abbiamo sentito i sindaci, abbiamo sentito, sentiamo anche Berlusconi. Testimonianze dei tanti amici che sono voluti intervenire. Io purtroppo non ho avuto posto a sedere, quindi stavo in fondo, l'ho goduta fino a un certo punto. Però ecco, vedere questo teatro pieno, sotto, sopra, vedere tanti amici, tanti volti di persone che il 12 luglio hanno voluto condividere questo momento bello di festa, di riflessione in cui abbiamo tutti insieme fatto il punto e soprattutto abbiamo tracciato una rotta per i prossimi mesi di impegno. Io ho veramente poco da aggiungere, sono stati dei mesi bellissimi, entusiasmanti, portati avanti con grande veramente voglia di fare. C'è qui in prima fila il mio amico, il senatore Francesco Battistoni, ancora un applauso perché noi condividiamo una parte del collegio e veramente ci troviamo sostanzialmente tutti i weekend in giro per questi cari, quelli che Renato Zero chiama i migliori anni della vita, al mio territorio, un territorio che io amo profondamente e che sono pronto a difendere in tutte le sedi, in Parlamento e ovviamente in giro per i comuni, perché troppo spesso c'è stata una logica che ha lasciato un po' fuori le aree della provincia. Il nostro obiettivo deve essere proprio quello di tornare protagonisti. Quindi ecco, io credo che questo deve essere lo spirito che ci deve animare nei prossimi mesi. Io non la faccio lunga, qui concludo. L'unico impegno che mi prendo solenne è quello che veniva detto anche prima, ossia sì, soddisfatti delle tante cose fatte, però l'ambizione e soprattutto la volontà in futuro di fare di più e di fare meglio. E lo posso fare solamente my way, nella maniera in cui lo so fare, ossia stando sempre tra la mia gente. Grazie. Adesso
Eccoci, ci aprono i microfoni, adesso è adesso la festa. Grazie. Adesso si balla. Eh sì. Sentiamo un po' dalla regia che cosa arriva. Ci terrei a cantare assieme a tutti voi una canzone che è un po' il leitmotiv di questa serata, ma più in generale è il leitmotiv della mia azione politica e anche però del percorso che abbiamo iniziato tutti insieme, ossia strada facendo. Questa strada dobbiamo cercare di portarla avanti tutti insieme. La canzone la conoscete, quindi voglio sentire la voce. Ho visto visi e voci di chi amato prima o poi andrà via. E ho respirato un mare sconosciuto nelle ore larghe e vuote di un'estate di città. Accanto alla mia ombra lunga di malinconia. Ritornello tutti, eh? Di una di tante stelle chiuse come chiudere un ombrello. Col viso sopra il petto a leggermi dolori. Ho camminato con le vie che curvano seguendo il vento e dentro un senso di nudità e fatti le violetto mi son detto tu vedrai, vedrai, vedrai. Strada facendo vedrai che non sei più. Questa potrà mai cambiare la vita. Ma che cos'è che mi fa andare avanti e dire che non è finita? Cos'è che mi spezza il cuore tra canzone e amore che mi fa cantare, amare sempre perché domani sia migliore, perché domani tu. Bene, signori, veramente è stato molto molto emozionante per me e spero anche per tutti voi.
Ci vediamo l'anno prossimo. Forza e sempre avanti.